Eccellenze reverendissime, carissimo Don Mario, il grazie di tutta l'unità Alsi Lombarda, il grazie che vuole iniziare di cuore per gli interventi dei nostri vescovi lombardi, più quello di Sua Eccellenza Monsignor Delpini, durante il periodo di Covid. Sono stati 10 appuntamenti importanti di riflessione. Ci siete stati vicini, in un momento che era difficile a comunicare, siamo riusciti a avere da voi una buona parola. E questo per dirvi grazie. Grazie perché da questi interventi, grazie alla nostra vicepresidente Graziella Moschino, nascerà un libro, Sempre insieme, lontani ma vicino, meditazioni spirituali ai tempi del Covid. E oggi siamo qui. Quando un giorno mi chiamarono da Gazzada per dirmi portiamo avanti la giornata dei sacerdoti anziani e malati, veramente, con cuore abbiamo portato avanti questa giornata. E voi oggi ci avete ricompensato con la vostra partecipazione. Una partecipazione che vuol dire per l'Unità Alsi Lombarda ripartire. Oggi siamo ripartiti anche noi. Anche noi abbiamo avuto il coraggio di affrontare, di andare avanti e veramente di essere una casa unica, una chiesa unica in tutta la Lombardia. Andremo a Loreto dal 6 al 9 di ottobre, 200 persone. Saremo accompagnati da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Merisi. Grazie. Poi torneremo a Lourdes in dicembre. Però oggi abbiamo forse fatto il passo più importante che ci vedeva da tanto tempo fermi. E permettetemi di ringraziare anche il Vescovo di Cremona, Sua Eccellenza Monsignor Antonio, il Rettore del Santuario e tutti i collaboratori. Mi spiace che non ci sia il Vescovo Oscar. Io sono cresciuto con lui, devo tanto a lui. All'Unità Alsi Lombarda conoscevamo Don Roberto. Tre giorni dopo Pasqua ci chiamò, c'erano 25.000 colombe. Siamo andati, le abbiamo distribuite a tutte le Caritas. È un segnale forte, un segnale che Dio è presente in mezzo a noi e sta anche noi laici tante volte stare più vicino a voi sacerdoti, soprattutto a quelle in difficoltà. E quelle difficoltà che 100 anni fa portarono a nascere in Lombardia l'Unità Alsi. L'anno prossimo, a Dio piacendo, festeggeremo un secolo di vita in Lombardia e già da oggi vi invito ad essere presenti alla prossima giornata dei sacerdoti, anziani e malati. Grazie e una buona giornata a tutti. Grazie, grazie. Grazie molto.